Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su X-Wing Academy in questo nuovo video. Come vedete oggi siamo qui pronti per fare un unboxing delle ultime due uscite, il TIE FO e l'X-Wing T-70. Prima di cominciare ringraziamo veramente tantissimo Giochi Uniti per averci fornito il materiale che vedete qui per fare questo unboxing. E in descrizione trovate tutte le info che vi collegano a loro, quindi pagina Facebook e sito internet. Quindi grazie veramente tantissimo e iniziamo ad unboxare queste due nuove navi. Io partirei dal TIE FO e partiamo con lo scartaggio. Quindi scarta la plastica, le ultime due uscite per quanto riguarda X-Wing. Non siamo ancora alla Wave 8, ma intanto abbiamo queste due nuove navi da vedere. Eccoci qua. Allora, benissimo, prima di tutto, ecco che abbiamo aperto il nostro TIE FO. Andiamoci a vedere la miniatura che ve la metto su quest'altro schermo, ragazzi. Eccola qua, come potete vedere, il nuovo TIE FO ha lo schema di colore degli altri TIE Fighter. È nero con i pannelli bianchi, lo schema di colore dei nuovi TIE Fighter. E andiamo a vedere questa espansione che cosa ci propone a livello di carte e di piloti, ragazzi. Il modello è come quello del pacco base, molto molto bello. Ovviamente lo mettiamo montato qui vicino a noi. Vediamo un po' che cosa ci propone. Queste due espansioni presentano delle carte molto interessanti, come avevamo visto dagli spoiler, soprattutto una che continua proprio in questa espansione. Adesso la andremo a vedere. Ovviamente abbiamo il, eccolo qua, ovviamente abbiamo i vari token e dial, come potete vedere da qui, fronte e retro. Vi mostro in modo molto rapido. E troviamo un po' di piloti e un po' di carte e due carte migliorie fondamentalmente. Andiamo a vedere, innanzitutto ci vengono riproposti i tre piloti del pacco base generici, quindi i tre piloti senza nome che vanno ad aggiungersi alla nostra squadriglia, diciamo. È ovviamente un modo, un tie in più per giocare un eventuale pilota generico, e abbiamo le tre carte. I disegni di questi nuovi TIE sono veramente spettacolari, ragazzi. E abbiamo tre nuovi piloti con nome. Partiamo dal PS4 Asso Epsilon, che ci dice a 17 punti: quando non hai alcuna carta danni assegnata, considera la tua abilità di pilotaggio pari a 12. Un'illustrazione fantastica per un pilota che può essere molto interessante. Un costo contenuto in punti. Potrebbe trovarsi bene in una lista a tre navi, magari affiancato a due navi grandi, perché no? Che comunque dà fastidio con la PS12 il giusto prima di subire danno. Potrebbe essere abbastanza interessante. Altro pilota con nome che ci viene presentato è Capo Z. Quando attacchi, se non sei stressato, puoi ricevere uno stress e tirare un dado aggiuntivo. Questo può essere interessante anche lui. E il problema è sempre che dobbiamo andare a stressare un TIE Fighter che sia un ottimo dial, come sappiamo, il TIE FO, ma comunque ci costringe al movimento nel turno successivo. Quindi, ragazzi, no, non lo so, un pilota sicuramente da sperimentare, anche perché ha PS7 e anche l'Elite. Ma andiamo al pilota più importante, quello veramente più intrigante, che è uscito con questa espansione, che è il Capo Omega, in inglese era Omega Leader, che ci dice che le navi che teniamo sotto target lock non possono modificare i loro dati quando ci attaccano o quando si difendono da noi. PS8 di base, miglioria Elite e miglioria Tech. Questo è sicuramente l'asso più interessante di questa espansione, che possiamo sicuramente andarlo a inserire in svariati tipi di lista, perché costa poco in punti. Adesso vedremo anche un piccolo settaggio, e secondo me è veramente veramente un buon pilota. Bisognerà solo vedere quanto resiste in campo, perché è sempre un TIE Fighter, come sappiamo.
Le due carte miglioria che ci vengono presentate con questa espansione sono una miglioria tech e una miglioria elite. La miglioria tech, come dovete vedere, è il comm relay, il relay di comunicazione che ci dice che non possiamo avere più di un segnalino eludere sulla nostra nave, ma alla fine della fase finale non rimuoviamo i segnalini eludere, quindi ce lo teniamo per il turno successivo. E ovviamente si combina l'altra carta, come vedete, che si trova in questa espansione, che è finta dall'inglese juke, che ci dice che se noi abbiamo un segnalino eludere, possiamo girare un risultato evade dell'avversario in un occhio quando attacchiamo. E ovviamente le due carte si associano molto bene su un Omega Leader che, tra l'altro, con il target lock non ti fa neanche modificare i dati. Può essere veramente una combinazione interessante, ma Juke è un'ottima carta, secondo me tu può trovare posto sull'ala A, su tantissimi tipi di navi, veramente una carta molto molto interessante. Quindi questo è il TIE FO, un'espansione sicuramente molto interessante che ci propone un pilota principalmente che è Asso Omega, molto molto intrigante, e due ottime carte per quanto riguarda le migliorie da dare ai nostri piloti. Chissà quale nave in futuro potranno equipaggiare dei tech, perché per ora sì, il relay di comunicazione è abbastanza interessante, ma non trova proprio molto molto spazio costando 3 punti, mentre Juke è un'ottima carta per qualsiasi fazione, secondo me. Passiamo adesso alla seconda espansione che Giochi Uniti ha voluto gentilmente inviarci, che è ovviamente l'Ala X T-70, ed andiamo a scartare . Vediamo che cosa ci propone questo pack di espansione. Vedete, il TIE FO è veramente bellissimo, ma anche il modello del T-70 è veramente stupendo. Sono usciti questi due modelli bellissimi, ragazzi, molto molto belli. Andiamo ad aprire, strappando anche un pochino, già vedo una carta molto interessante che andremo ad analizzare successivamente, ma come al solito partiamo con la miniatura. E adesso dovrete darmi un attimo perché voglio farla vedere da vicino per farla tenere in equilibrio sul cavalletto, sarà un po' più difficile del TIE Fighter. Andiamo a scartare, è veramente bellissima questa nave, ragazzi, veramente stupenda. Eccoci qua, ci siamo. Allora, ragazzi, andiamo a montare lo stand. Provo a mettervela qui in equilibrio. Eccoci qua, ragazzi, la possiamo vedere in verticale. Oppure, guardate, facciamo un attimo una cosa ancora più perfetta. La vediamo direttamente dal suo stand. Eccola qua, è un modello sicuramente bellissimo, il colore è identico a quello del pacco base, ma è molto 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 bella questa nave, ragazzi, è veramente stupenda, sono ottimi tutti e due secondo me a livello di colorazione e di manufattura, sono navi stupende. Andiamo a vedere che cosa ci propone il cartonato e le carte di questa nave. Ok ragazzi, allora a livello di dial e segnalini, li mettiamo qua, il solito, abbiamo i dial appunto, i talloncini e tutto il resto, mettiamolo dal lato dial, eccolo così, potete vedere le manovre, quindi la solita dotazione di segnalini, ma andiamo a vedere i piloti e le carte che questa volta sono molte di più rispetto al TIE Fighter, ci sono molte più carte miglioria e ci sono ben 4 piloti. Anche qui ci vengono riproposti i due piloti del set base per quanto riguarda i ribelli con il nome generico per aggiungerne uno alla nostra squadriglia, quindi abbiamo di nuovo i due piloti base, mi sembra, sì, squadrone. In più ci vengono forniti due nuovi piloti, partiamo da Asso Rosso a PS6 a 29 punti, ogni round, la prima volta che rimuovi un segnalino scudi dal tuo veicolo, assegna un segnalino eludere al tuo veicolo. Questo pilota qua, ragazzi,
Abilità particolare se consideriamo che possiamo montare dei droidi che ci permettono di ricaricare i nostri scudi. Quindi perché no un R5P9 che magari noi perdiamo uno scudo, però abbiamo il focus, a fine turno lo recuperiamo, però abbiamo guadagnato un eludere per il secondo attacco. Può essere interessante, non ha la miglioria elite questo pilota e quindi difficilmente lo vedremo sui tavoli non essendo potenziabile in modo elitario, appunto, che sono le carte più forti che ci sono da dare ai piloti. E poi abbiamo questo che è molto molto interessante secondo me, ed è Hello Asti. Quando non sei stressato, puoi considerare le tue manovre in versione Talon come manovre bianche. 7 punti, 30 punti, ragazzi. Questo è un pilota secondo me veramente molto molto interessante. E secondo me lo vedremo parecchio prossimamente in una lista magari a triplo asso ribelle. E può arrivare a PS9 con Veteran Instinct. E la Talon è una manovra che è molto molto interessante. Di solito è rossa quando giochiamo poi Dameron. Farla diventare verde può diventare veramente un bel vantaggio. Se poi magari il meta dovesse cambiare e riusciamo a tenerlo anche a PS7, a giocarlo con un predatore o con una oltre il limite, potremmo vedere veramente un bel pilota, secondo me, che comunque anche con Veteran Instinct, secondo me è molto interessante, è un'ottima carta da sperimentare nelle vostre partite di X-Wing. Vediamo adesso le 5 carte miglioria, ce ne sono un paio che sono molto molto interessanti, una è proprio per gli X-Wing e la vedremo subito. Si chiama Droide Astromeccanico Integrato, modifica solo X-Wing, ma come è già stato chiarito da Giochi Uniti e da Fantasy Flight, può essere montato anche sull'X-Wing vecchio, quindi non solo sul T-70, su entrambi i modelli di X-Wing. Ci dice che possiamo fondamentalmente eliminare il nostro droide per scartare un danno. Questo è il succo del discorso. A 0 punti è una modifica. E primo pilota a cui penso è Biggs Dark Glider. Biggs Dark Glider è un pilota che deve resistere. Quel turno in più che ti resiste in partita può darti un enorme vantaggio. Questo è il droide per l'appunto che può farti resistere quel turno in più, perché può farti scartare anche un critico doppio danno, perché non specifica assolutamente il tipo di danno. E quindi sono fondamentalmente due ferite in più a 0 punti, buttando fuori il droide che avevi montato sopra. Questo ti costringe ovviamente a montare un droide, ma quando giochiamo le Ala X, chi è che li giochi senza droidi? A meno che non giochiamo uno spam o uno sciame. Altra carta, droide astromeccanico di puntamento. Dopo che hai eseguito una manovra rossa, puoi agganciare un bersaglio. 2 punti. Altro droide estremamente interessante. Quasi tutte le Ala X vanno a nozze con questo pilota, secondo me, soprattutto se ne giochiamo magari uno spam. E giocandoli con questo, anche quando facciamo un'inversione, prendiamo un lock che è veramente fortissimo, secondo me, veramente molto 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 forte. Quindi ottima carta veramente per i ribelli. Abbiamo una miglioria tech che è computer d'attacco secondo. Quando attacchi puoi spendere un segnale concentrazione per cambiare un risultato a vuoto in un hit. Questa era già presente nel set base. È una carta che non ha trovato molto spazio. Non è una buona carta secondo me, diciamo, non c'è ancora una nave che la sa valorizzare molto, quindi rimane un po' così. Può essere utile, ma non è utile la maggior parte dei casi perché il segnalino concentrazione, per esempio, su un Poe Dameron ce lo teniamo o su un qualsiasi altro pilota, diciamo che alla fine o lo spendi in attacco o difficilmente ci cambi un solo risultato bianco. Altre due carte, mostriamo prima i siluri protonici avanzati, molto rapidamente sono i razzi già esistenti, ci vengono proposti anche con questa espansione. E poi abbiamo una nuova carta miglioria che risulterà molto utile a tante navi, secondo me. Quando ricevi un segnale di tensione, puoi scartare questa carta per assegnare un segnalino concentrazione o eludere al tuo veicolo. Cool Hand, tradotto in mano ferma. E anche questa è una carta elite molto molto interessante, è una carta one shot, io non sono mai andato a nozze con le carte one shot personalmente, ma potrebbe risultare interessante il fare una
manovra e riceve un segnale tensione buttando la carta, riceve un segnalino concentrazione scartando questa carta in una manovra particolarmente importante, può essere molto intrigante secondo me. E quindi questa era l'espansione X-Wing T-70. Niente ragazzi, questo unboxing si conclude qua e ci troviamo di fronte a due buonissime espansioni secondo me che aggiungono molte cose al gioco. Ci sono delle ottime carte come Finta e come Manoferma che possono essere giocate su più di una nave e non sono limitate alla fazione. Sono molto molto interessanti. Troviamo il droide per i ribelli e l'integrated astromech. Che è molto molto interessante da equipaggiare anche sui vecchi X-Wing. Il relè di comunicazione per quanto riguarda la nave imperiale è carino su alcune navi. Diciamo che tra i due, secondo me, è un'espansione molto 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 più intrigante l'espansione del T-70. Aggiunge molte più cose. E dall'altro lato l'espansione del TIE FO c'è cioè da Omega Leader che è un nuovo asso poco costoso che potrebbe essere molto molto interessante ragazzi. Vi lascio con i due piloti principali che sono usciti con questa espansione, li vediamo qui a confronto. Che dire ragazzi, questo era l'unboxing di queste due nuove espansioni. Prima di concludere ragazzi io vorrei ringraziare ancora una volta Giochi Uniti per tutto il materiale che avete visto in questo video che ci è stato gentilmente inviato da loro. E niente ragazzi, sperimentate questi nuovi piloti che aggiungono tanta roba alle nostre partite di X-Wing, lasciate nei commenti le vostre opinioni, i vostri pareri e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!